Buongiorno, buongiorno. Oggi sono tutta metallizzata. C'è un motivo, però il motivo è molto semplice. Vi voglio presentare le nuove mini bag Cosmo e mi sono vestita quindi abbinata a borse. Sono tutta un po' metallica oggi. Mettete gli occhiali da sole perché adesso verrete accecati di bellezza. Sono una più bella dell'altra, quale vi faccio vedere prima? Questa. Allora, il modello è questo. Sono disponibili in tre colori, quindi adesso vi faccio vedere tutte e tre, però per partire partiamo da questa che tra l'altro si abbina al mio abito. Sono delle mini bag in pelle morbidissima, quindi hanno una struttura più morbida rispetto alle San Francisco che invece erano più strutturate nella forma e hanno questo effetto pitonato, effetto rettile. Ovviamente è una stampa su pelle, non è pelle di rettile, assolutamente no. E sono bellissime perché sono particolari ma anche molto portabili. All'interno sono super semplici, quindi è una tasca unica foderata in tessuto con la solita taschina con la zip piatta, quindi è tutto quello che vedete è tutto spazio in cui poter infilare cose. E sono una più bella dell'altra, io onestamente non vi so dire quale preferisco. Sono una, sono due, che però ecco, questa rende quando la muovi, quindi scusate, ma devo ballare con la mia borsa. E sono tre, sono veramente una più bella dell'altra. Adesso le faccio vedere una per una perché tanto insomma la forma è la stessa, però il pellame cambia. E sono veramente delle piccole chicche da regalare volendo anche per Natale quest'anno, ma anche da tenere perché poi uno, io non so voi, però io penso sempre: questa la regalo, questa lì, e poi a me non rimane niente. Quindi, se vi piacciono, pensate anche a voi stesse. E questa è la versione argento con hardware argentato. La tracolla si può portare o come tracolla lunga o anche a spalla, quindi si può volendo accorciare. Non è però regolabile. Vediamo se riesco. Ok. In questo modo, quindi si può portare anche a spalla. Nel sito ovviamente ci sono già tutte le foto anche indossate, quindi vedete più o meno a che altezza cade. Ed è in pelle morbidissima, quasi, sembra quasi l'effetto scamosciato, è dato proprio da questa stampa su pelle. Questa è la versione argento con hardware argentato, quindi è proprio quasi madreperlata, è bellissima sotto la luce ed appunto l'hardware argentato, quindi la catena e la chiusura. L'interno è sempre in tessuto nero, quindi l'interno è assolutamente identico per le tre borsette ed è liscia, quindi non ha zip, non ha niente ed è un bijou. Pensavo all'inizio fosse impegnativa, poi l'ho provata un giorno con i jeans ed è bellissima. E tra l'altro con le sneakers Luna è fantastica. Poi l'altra, che è la prima che vi ho fatto vedere, si sono incastrate, è la versione in nero. Sul sito la vedrete chiamata come nero, in realtà è un nero e argento perché è appunto un po' cangiante, un po' multicolor. E è nero e argentata, quasi un canna di fucile, sempre con l'hardware argentato, dello stesso argento di quella, quindi non è né più chiaro né più scuro, è sempre lo stesso. E anche lei, ovviamente, si può portare poi sia a spalla che a tracolla con la tracolla lunga. Interno assolutamente identico. Lei è vuota, quindi vi posso far vedere di nuovo l'interno, ma è proprio una tasca semplice e liscia. In questo momento è vuota e rimane strutturata anche se è vuota, quindi non ha quella, chiamiamola rigidità, in realtà è proprio struttura che aveva la San Francisco, ma comunque anche se non la riempite di oggetti, resta assolutamente comoda. Nel sito ci sono le dimensioni perfette, per farvi capire, il mio telefono è questo ed è un iPhone ed è così. Forse su questa si vede un po' meglio, che è chiara, quindi insomma lo spazio c'è. Si può riempire, non a oltranza, chiaramente non è una shopper, però non è la borsetta carina che però non contiene niente. La versione numero 3 invece, che è quella che nel sito si chiama multicolor, è su fondo nero ed è multicolor perché questo effetto rettile, cangiante, prende diverse sfumature, esce fuori un po' di blu, un po' di verde, un po' di rosso, un po' di arancio, è bellissima ed è proprio molto particolare. E questa è l'unica che ha l'hardware color oro giallo, le altre due ce l'hanno argentato. Per il resto assolutamente identiche, sempre tracolla da portare a spalla. Borsa da portare a tracolla o a spalla e l'interno è sempre uguale, quindi sempre foderato in nero con questa parte rivestita con lo stesso tessuto e poi l'interno in tessuto nero con la famosa zip per le cose segrete. Io credo che in questo istante la mia preferita sia la versione multicolor, ma poi cambio ogni giorno, quindi adesso è così, tra 10 minuti se faccio un altro video vi dico magari no, ma quell'argento è indispensabile, quindi valutate un attimo in base al vostro guardaroba, alle vostre necessità e poi scegliete di conseguenza. Sappiate che non ce n'è un quantitativo infinito e che queste di solito sono borse che nel periodo prefestivo vanno molto bene perché ovviamente sono anche delle idee regalo fantastiche, particolari, carine, rigorosamente made in Italy, che non trovi facilmente dappertutto. Sono già in vendita nel sito, ognuna ha la sua scheda, quindi in ogni poi scheda prodotto potete vedere i vari colori, le varie cangianze che assume. Ovviamente su Instagram poi vi farò vedere anche tipo nei soliti boomerang, nei video un po' più live da vicino, anche come cambia il colore con la luce naturale, con la luce finta, che è quella che c'è in questo momento. Sono già nel sito, per qualunque cosa io ovviamente sono qui. Ci vediamo domani con un altro video. Domani vediamo Weekly.
Domani vediamo la borsa weekly, che si chiama weekly perché è molto simile alla weekend, ma è una borsa da giorno, quindi completamente diversa rispetto a queste piccoline. Buona giornata!